Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Torneo dell'amicizia alla San Benedettese, le gare regionali alle Alpidiense, rinviati per ragioni di spazio, tutti gli altri servizi. Comunque, auguri a tutti. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Alla chiesa di San Giorgio, di Porto San Giorgio, dove 3 anni fa c'era stato il funerale del grande amico Francesco Casturà, siamo andati io e Robertino, invitati da papà Luigi, domenica 30 dicembre per ricordare il caro amico Francesco, che non dimenticheremo mai. Non ci sono altre parole se non quelle brevi di papà Luigi. Ricordiamo il grande Francesco, 3 anni. Non è oggi, è stato il 24 dicembre, sì. La mattina alle ore 6:42, una data che non dimenticherò mai, mai, mai. Francesco, sei stato grande, lo sarai ancora, e un giorno forse ci rincontreremo. Speriamo. Queste sono immagini prese qua e là dei miei servizi, non scelte, ma a caso. In quasi 30 anni di televisione non avevo scelto, o forse sì? Senza fare nomi. Non so perché lo faccio ora, dopo tanti anni che ho gestito questa rubrica. Non l'avevo mai fatto prima, ma in questa rubrica del 1° gennaio 2019 voglio fare gli auguri e ringraziamenti a tante persone, cominciando dalla mia famiglia, che spesso ho trascurato, e in particolare a chi non è proprio in buona salute e che sta lottando per tornarci. E sono sicuro che ce la farà. E poi alle famiglie delle mie figlie, a quella di mio fratello e a tutti i parenti. Non voglio certamente dimenticare tutti gli amici, tanti, quelli di scuola, di lavoro e quelli delle bocce di Facebook, Twitter, YouTube e televisivi. E per quanto riguarda la televisione, un grazie particolare a TVRS che mi ha dato la possibilità per tanti anni di lavorare con piacere ed emozioni. E un saluto e un grazie agli amici dei miei servizi più belli, quei tornei per diversamente abili che a qualcuno non piacciono, ma che per me sono una gioia immensa. Voglio chiudere, e scusate se l'ho fatta lunga, con un saluto e un grazie particolare a chi mi ha voluto e mi vuole bene, e poi al mio cane Sam, con cui condivido dei momenti di affetto bellissimi. Sì, lui è solo un cane come me, ma credetemi, un altro amico come lui non c'è. Buon 2019 a tutti. Oggi, 1° gennaio 2019, chiudiamo il primo meeting dell'amicizia alla bocciofila San Benedettese. Sicuramente, come ha detto il presidente Spaccasassi, torneremo per la seconda edizione. Così come torneremo in questo 2019 in tutti i tornei di questa qualità che si fanno in regione. Ci farà sempre piacere ritrovare i nostri cari amici. Bravo. Ma questo è un campione! Ma questo è bello, eh? È grande!
consecutivi. Straordinario. Ancora. Quattro. Dai, ancora pure la pendenza. Hai visto una cosa così? Come ti chiami? Mike. Sei stato bravissimo, complimenti. E per me la prima gara, per me intanto. Bravo, bravo. Ciao Robertino. E oggi è qui alla Bocciofi, la San Benedettese, a seguire questi bravi ragazzi. Oh, lo sai, la... ha preso 5 pallini su 8. L'ho già visto, 5 su 8. Straordinario. Nemmeno formicolo li prende. Nemmeno formicolo. Nemmeno Savoretti. Esatto. Ok. Come stai oggi? Bene. Bene. Ho fatto un po' di strada, però. Ci sta. Abbiamo riposato stanotte, bene. Ciao Maurizio. Bella giornata. Come vai da queste parti? E tu come vai? Ma io è normale. Ma è fuori piove? No, oggi non piove. Comunque stiamo assistendo a questo primo meeting dell'amicizia, questo Benedetto, una bella cosa. Primo, dopo un periodo lungo, abbiamo iniziato, speriamo che continui bene così. È un po' fuori mano San Benedetto per le Marche. È fuori mano, però per noi qualsiasi posto è valido. Brava. Hai visto?
la prima volta che vengo qui. A San Benedetto di Tronto. Sì, a Cafanno. Hai fatto molta strada. Sì. Però sì. Sei contenta. Sì. Brava. Ma quando fai vedere questa televisione? Tutti i martedì alle ore 13. Sì. Sì. Guardi. Sì, poi scrivi il biglietto, mamma, ecco. Perché una volta sei scottata. Buongiorno. Come stai? Bene, tu? Io ti voglio invitarti a un posto che non sei mai stato. Non è vero, dove? A casa mia a mangiare una volta. A casa tua a mangiare una volta, ci vengo. Eh? Fammelo sapere quando. Vuoi salutare qualcuno? Salutare tutti i miei amici, sì. Grazie di aver partecipato a questa manifestazione, grazie alla teatro, sono da tutti, tanti baci a tutti, ciao e buon Natale. Grazie. A te, grazie. Grazie anche a te, ciao. Anche a voi. Ciao. Io volevo dire qualcosa a Maurizio. Cosa vuoi dire? No, l'Elisa. L'Elisa no, tu cosa mi dici? Mi fai gli auguri per Natale? Auguri. A tutti però, non solo a me. Sì. A tutti? Sì. Ed ecco la voce dei Pooh. Mi dispiace, devo andare. Il mio posto è là. Il mio amore si potrebbe svegliare, chi la scalderà, strada amica di una sera. Io ringrazierò la tua pelle sconosciuta e sincera, la mia mente c'è tanta voglia. Brava! Bertino c'è! Allora, dire ad essere presenti in tutta la regione, ci mancava Ascoli, riuscite da parlare anche ad Ascoli. Sergio Bucci, a Carlo Feliziani, a Carpaccio Roberto e a Mirko Bellini che ci hanno aiutato a portare in più. Io lo seguivo perché... Roberto Roberti. Che vi porto il saluto del sindaco Pasqualino. E che dire, conclusivo. Che però ho saputo che è importante la... Stefano, vi ho visto gareggiare, so che ti siete divertiti e quindi questo è l'importante. Io volevo ringraziare soprattutto che ogni volta che faccio qualcosa per i ragazzi. Brava. Se ti sei arcobaleno giù. Mirko, Pino, Paolo C, Patrizia e Paolo Di Bravo. Lì. Ci sono, vai. Ci siamo. Pronti? Voglio ringraziare. Sarai con giro su fuori, quindi. Fermi un attimo. Questa è bella, sì. Questa è bella. Abbiamo fatto uno scontro. Bravo Marinelli, bravo Marinelli. Thank you.
vado io. Dalla San Benedettese, arrivederci al secondo meeting dell'amicizia. Solo 5 secondi di pubblicità, poi le gare regionali alla bocciofila elpidiense. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo. Siamo tornati con molto piacere dopo un lungo periodo di assenza alla bocciofila elpidiense e naturalmente anche qui abbiamo rivisto tanti tanti amici. Se dove bene signore, va. Chi è questa bella signora vestita di rosso? E all'Elpidiense c'era la gara regionale a coppia, 7° trofeo Alessi Imballaggi e 7° Memorial Andrea Michelini. Una gara riuscitissima con 256 coppie partecipanti, 160 di categoria AB e 96 di C. Ascoltiamo subito il presidente della bocciofila, Alberto Spreca. A chi devi ringraziare, presidente? Allora, io vorrei ringraziare tutti gli sponsor, che senza di loro io non posso fare nulla. Li ringrazio veramente, sono felice che la gara è andata bene, abbiamo presentato 9 maglie, tutto a posto. È una bocciofila che va avanti bene questa, no? Sì, non voglio essere modesto, va bene, è una bellissima bocciofila, stiamo lavorando bene, c'è un buon rapporto con l'amministrazione comunale, speriamo che per il futuro si possa fare anche più di quello che stiamo facendo. Ci lavoriamo, ce la mettiamo tutta. Vai, andate. E siamo arrivati alle semifinali, la presentazione. E ora c'è la presentazione degli 8 semifinalisti nella categoria AB, Gabriele Zitti, Osvaldo Di Giovanni, De Mero Listermo contro Vittorio Merlini, Walter Tulli, Porto Sant'Elpidio, Boris Cassarino, Andrea Lelli, La Sportiva, Castel di Lama contro Massimo Monachesi, Marco Traini, Castel Raimondo. Nella categoria C, Sauro Cerquetti, Vincenzo Camilli, Porto Sant'Elpidio contro Emanuele Bacchetti, Andrea Sestili, La Sportiva Castel di Lama, Giulio Cesare Ubaldi, Gianfranco Melappioni, Fontespina contro Giuliana Sgariglia e Graziano Poletti, Monte Urano. E alla manifestazione dell'Elpidiense ha presenziato anche il sindaco di Sant'Elpidio a Mare, Alessio Terrenzi. Posso che ringraziare il presidente Alberto Spreca e tutto il consiglio direttivo per la grandissima attività che fa durante tutto l'anno. Pensate che quest'anno hanno organizzato ben 4 gare, una riferita alle donne, una diversamente abili e 2 ovviamente che organizzano normalmente. Quindi grandissimo successo per la gara odierna, 254 formazioni che vengono da fuori provincia, da fuori regione. Utilizziamo lo sport anche come veicolo promozionale, quindi molto importante il lavoro che fanno e non posso che ringraziarli. Siamo orgogliosi di averli qui. Grazie.
E ora ascoltiamo il presidente del comitato provinciale della Federboce di Ascoli Piceno Fermo, Giacomo Strovegli. Ringraziamento alla Bocciofila Pedienze. Come ho detto nelle premiazioni, nell'anno solare abbiamo organizzato 5 manifestazioni, senior, disabili e quindi femminile, e quindi che dire, il presidente Alberto Spreca è sempre pronto, alla telefonata lui parte, si attiva ed organizza, quindi è veramente un presidente di una società importante, grazie. Naturalmente importanti sono gli sponsor, ascoltiamo Stefano Streppa della Stadi Fashion. Come va la sua azienda? Diciamo che con questa forte crisi mi sto difendendo abbastanza bene, sono uno stilista nel settore delle calzature soprattutto da donna e seguo anche dei solifici della zona, e per cui diciamo che me la sto cavando abbastanza bene anche se il settore delle calzature è in forte crisi. Come mai questa vicinanza alla Bocciofila? Ma la vicinanza alla Bocciofila è dovuta innanzitutto alla passione di mio padre. Bocciofila? Sì, mio padre è spesso qui nella Bocciofila del Pidiense e mi aveva, diciamo, ecco, anche lui suggerito questo progetto della Bocciofila, che volevano rinnovare le maglie e cercavano uno sponsor nuovo. Complimenti. Grazie. E dalla ditta Alessio Imballaggi due parole da Ilario Mercuri. E come va l'azienda? No, ma discretamente, ancora si reggiamo. Siete amici qui con la Bocciofila? Da anni, io che sono iscritto da quando è aperto. Certo. Dopo che facciamo lo sponsor, pare 7 anni, mi pare. Sette anni. Continuerete però ancora. Mi piace bene stare con lo sport, con dappertutto. Capite? Sì, sì, dappertutto, anche il pallone lo stesso facciamo sui campi sportivi, lo stesso. Bravi, lo sport è importante. Sì. Per i giovani e per i meno giovani. Sì, sì. Oggi tocca a me perché i figli è dati fuori, è dati. Auguri allora. Va bene, grazie. E gli auguri ce li fa anche questo signore. Okay. Auguri e buon anno anche lei. Ed eccoci alle due finalissime, categoria C, Sauro Cerqueti, Vincenzo Camilli, Porto Sant'Elpidio contro Giulio Cesare Ubaldi, Gianfranco Melappioni, Fontespina. Categoria A, B, Gabriele Ziti, Osvaldo Di Giovanni, De Mero Listeromo, Boris Cassarino, Andrea Lelli, La Sportiva Castel di Lama. Due giovani campioni.
Facciamo un pronostico un po' strano. Chi conquisterà i primi punti nella prima tornata vincerà la gara. Sarà così? Vediamo nella categoria AB. Osvaldo Di Giovanni. La sua boccia è lunga e non inserisce il secondo punto. Ora ci prova Gabriele Zitti. E i primi due punti sono per la De Merlis Teramo. Andiamo nella categoria C. C'è l'errore di Giulio Cesare Ubaldi, dopodiché vediamo che Vincenzo Camilli prende il punto. E il primo punto è per Porto Sant'Elpidio. Saranno queste due coppie a vincere? Staremo a vedere. Seguiamo la categoria C con la Costa di Sauro Cerquetti, che ha inserito il secondo punto. Ora ci sono altri due accosti. Seguiamo sempre la categoria C con la Costa di Vincenzo Camilli, che ha inserito il terzo punto. Ora però la sua boccia è corta, comunque sono tre punti ed è il 4-0. Di là vediamo nella categoria AB Andrea Lelli non ha inserito il quarto punto e comunque c'è un sorpasso, 3-2. Sauro Cerquetti all'accosto, ultima boccia. Ed è il secondo punto inserito e il parziale ora è il 6-0. Gabriele Zitti, ultima boccia per la De Merlis. Punto a terra degli avversari e rimane 4-2. E mentre nella C Fontespina ha recuperato 3 punti, 3-6, vediamo cosa succede nella AB. La bella bocciata di Boris Cassarino e ora quella di Gabriele Zitti. Eh sì, gli va molto bene, perché sono addirittura 3 punti per De Merlis, 5-4. Ultima boccia per Fontespina, Ubaldi all'accosto, naturalmente non prende il punto e ora c'è Vincenzo Camilli alla bocciata sul secondo punto. E gli va molto bene, perché porta via anche l'altra boccia degli avversari e quindi sono 3 punti per Porto Sant'Elpidio, 9-3. La Costa di Boris Cassarino prende il punto. Ora c'è la bocciata di Zitti che colpisce, ultima boccia per la sportiva, ma non riprende il punto Andrea Lelli ed è il 6-4. Sauro Cerquetti all'accosto prende il punto. La bocciata di Ubaldi al pallino, naturalmente, e siamo a fondo campo. Vincenzo Camilli prende il punto, non è molto buono, comunque va alla bocciata ancora Ubaldi e sbaglia. Ora suo compagno Melappioni cerca di riprendere il punto, ma la sua boccia è corta. Camilli, vediamo se inserisce il secondo punto, che sarebbe l'11esimo. È così, 11-3. Ultimo accosto di Lelli, non ha preso il punto, si vorrebbe accontentare di uno Gabriele Zitti, ma il suo compagno lo invita ad accostare ed è soltanto un punto. Siamo sul 7-4 per la De Merlis. Giulio Cesare Ubaldi va al tiro sul pallino, lo colpisce, ma non va troppo buona la sua boccia. Fa sicuramente meglio Sauro Cerquetti, ottimo punto preso, la bocciata sulla sua laterale di Ubaldi, l'errore, la vittoria nella categoria C per Sauro Cerquetti, Vincenzo Camilli, Porto Sant'Elpidio. Vi volevo fare complimenti, siete stati bravissimi, gli avversari non molto bravi comunque. E insomma, oggi abbiamo giocato discretamente bene. Una partita c'è stato un po' dei problemini,
però siamo riusciti a vincere e poi dopo le altre partite sono andate tutte lisce, diciamo, tutto lisce. Dico, c'hai un buon compagno. È un buonissimo compagno. Dopo qualche anno riprendo questo microfono che mi è mancato. Vorrei fare una dedica riguardo al mio grandissimo amico Francesco. Tu a chi la vuoi dedicare? Io la dedico al direttivo della mia società, che mi ha dato una bella mano, soprattutto il presidente Vittorio Merlini. Purtroppo non abbiamo potuto riprendere una giocata dove Cassarino e Andrea Lelli hanno conquistato ben 4 punti e si sono portati dal 7-4 all'8-7. Ora c'è l'accosto di Osvaldo Di Giovanni. Ottimo punto, la bocciata di Andrea Lelli. L'errore, e però va bene così per gli avversari. Ancora Andrea Lelli tira la boccia laterale, vediamo, un punto a terra ancora per la De Merolis. Cassarino ha bocciato molto bene e due punti presi. Vediamo Gabriele Zitti, lascia i due punti agli avversari, che si portano sul 10-7. Andrea Lelli alla bocciata. Errore, grave errore. Cassarino, Boris, errore anche per lui all'accosto. Lelli, ultima boccia. E non prende il punto. Decidono di venire all'accosto i due giocatori della De Merolis. Ottimo il primo di Osvaldo Di Giovanni. Sbaglia Zitti, entrambe le bocce, sono due punti ed è il 9-10, 9-10, partita molto combattuta. Dopo la bocciata di Andrea Lelli vediamo ora l'accosto, si riposiziona il pallino, Cassarino colpisce. Ora va al tiro sul pallino, Gabriele Zitti lo colpisce, sembra che non l'abbia sbagliato mai. Sono due punti a terra per loro, della De Merolis. Cassarino annulla la sua boccia sulla gomma di fondo, ora deve fare qualcosa sicuramente Andrea Lelli. Ha tolto molti punti, ora c'è la bocciata di Gabriele Zitti, sbaglia e comunque è un punto ed è il pareggio, 10-10. Cassarino colpisce. Ancora la bocciata sul pallino di Gabriele Zitti e vediamo, non gli va proprio bene, va a tirare la boccia laterale, ora Zitti la colpisce come doveva colpirla, due punti, 10-2-12. Ma c'è Lelli che va alla bocciata sulla boccia del punto e la sbaglia. Vediamo ora, Boris Cassarino deve togliere la vittoria agli avversari con questa ultima boccia all'accosto. Che però si annulla sulla gomma di fondo e la vittoria nella categoria AB a Gabriele Zitti e Osvaldo Di Giovanni, De Merolis Teramo. Io voglio solo ringraziare tutta questa società, questa bravissima gente che è l'accoglienza che ci dà, e poi voglio dire un'altra cosa, oggi è il mio compleanno, 59 anni, sicuramente ricorderò questa vittoria. Auguri. Grazie. Te la dedichi a te questa vittoria. Certo, grazie. Tu a chi la dedichi? Facciamo gli auguri, la dedichiamo sempre a lui, è chiaro, compagni di mille battaglie. Riprendi tutto. La società della gara ha risultato a raggiungere tante iscrizioni. Che ho conosciuto, che è una persona speciale, che è un po'
Applausi. Edilizia Cora, il meglio e al miglior prezzo.